Non va bene, non va bene, non va bene. Questa è l'accoglienza che riservano quelli del PD a Martina e Zingaretti. Quindi noi siamo altra roba, quindi adesso più forte. A Treviglio, il segretario della Lega, il vice, il primo ministro. Futuro. Il vice premier, il ministro degli interni, Matteo! Matteo! Più forte! Matteo! Adesso ci siamo. Daniele abituato alla festa dell'Atalanta. Matteo! 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 Fate arrivare l'applauso forte ai volontari che per 20 giorni staranno qua a preparare patatine e salamelle, a pulire i tavoli. Peraltro con una temperatura gradevole, non fa caldo per niente, non c'è umidità, è giovedì e quindi domani molti di voi avranno il brutto vizio di alzarsi per andare a lavorare, pensate che roba strana. Però ci tenevo a esserci ai Cincur. No, io stasera da qua, per prendermela comoda, vado a dormire a Genova, perché domani avrò l'orgoglio di essere col sindaco e col governatore ad abbattere l'ultimo pezzo del vecchio ponte Morandi per costruire un nuovo ponte per i genovesi e per gli italiani. Quindi è un atto di riconoscimento a una comunità che non si è mai arresa, come quella genovese. Vengo da Roma, stamattina ho fatto due comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, uno, il primo occupandosi di Campania, perché c'è una parte di paese che ancora soffre l'occupazione della camorra, che addirittura, mi spiegava il procuratore, gestisce le visite specialistiche negli ospedali, l'assunzione degli infermieri e la gestione dei posti letto. Pensate che guerra bisogna combattere in certe zone del paese. Poi ci siamo occupati di Sicilia e sono orgoglioso che dal 1° luglio ci sarà un piano straordinario di controllo del territorio e di lotta alla mafia nelle periferie di Catania, perché le periferie sono sempre periferie. Poi stasera Treviglio, non ci si ferma, nei prossimi giorni sarò in giro per questo paese. Il sindaco diceva grazie al ministro, no, il ministro fa il suo dovere. Il ministro è un dipendente pubblico al vostro servizio, voi mi pagate lo stipendio per combattere mafiosi e scafisti e io uso i soldi che mi date per combattere mafiosi e scafisti. Non è che non faccio qualcosa. Il panettiere è pagato per fare il pane, il camionista per guidare il camion, il ministro dell'interno è pagato per rendere un pochino più sicuro questo paese e per fare in modo che entri in questo paese chi ha il diritto di entrare e non entrino barchini e barconi che non hanno diritto di entrare in questo paese, molto semplicemente. Quindi mi fanno impazzire i parlamentari del Partito Democratico, sono simpaticissimi, non sapevano cosa fare nel fine settimana, sono andati a godersi Lampedusa e tutti, ma io ho detto, per me il problema si risolve in 5 minuti, 50.000 euro di multa a quella ONG olandese, il sequestro dell'imbarcazione, l'arresto dell'equipaggio e l'allontanamento degli immigrati dal territorio italiano, punto, e il problema si risolve. Vabbè, vediamo, è una roba incredibile comunque, e c'è gente che... Ho visto che Gad Lerner ha fatto un appello alla mia mamma, ha detto mi domando che cosa pensa la mamma di Salvini. Tranquillizzo Gad Lerner, la mamma di Salvini apprezza il lavoro del suo figliolo e invece non apprezza il lavoro di Gad Lerner, e quindi ognuno, quindi può star tranquillo. La cosa disgustosa è che ci siano questi fuorilegge di sinistra che usano 42 immigrati per fare politica sulla pelle degli italiani, perché sono loro quelli che evidentemente sono complici degli scafisti, però abbiamo la testa dura, altrimenti non saremmo qua dove saremmo arrivati.
Ringrazio gli amministratori locali della provincia, anzi venite un po' avanti perché così vi godete il caldo anche voi, venite, perché fare i sindaci di questi tempi, bisogna essere un po' matti per fare i sindaci di questi tempi, però come Ministero dell'Interno sono orgoglioso a di aver sbloccato dei fondi di centinaia di milioni di euro che non passano più dalle burocrazie romane ma vanno direttamente ai sindaci sui territori. B, basta guardare le cronache per capire che la Lega quando fa delle denunce e gli altri ridono, poi le nostre denunce si dimostrano fondate. Oggi la cronaca ci dice che in provincia di Reggio Emilia c'era qualcuno che sfruttava i bambini per fare affari in una casa famiglia. Io voglio una commissione d'inchiesta che vada in tutte le case famiglia italiane a verificare come i bambini vengono trattati e perché vengono portati via dai genitori che dovrebbero continuare a essere genitori in molti casi. Un altro caso di cronaca in questa settimana, e qua però grazie alla Lega abbiamo approvato la legge e messo i soldi per mettere finalmente le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo per proteggere i bimbi, gli anziani e i disabili. Poi per la prima volta il Ministero dell'Interno quest'anno finanzia tramite le prefetture, tramite i comuni, dei controlli a tappeto. Siccome io mi occupo di sicurezza di uomini, donne, bimbi, anziani, ma anche degli esseri viventi a quattro zampe, per andare a controllare tutti i canili dove vengono maltrattati gli animali per far quattrini anche. Quindi, piano piano, gli sbarchi sono calati dell'86%. Oggi c'era uno del PD in televisione, mi sono perso il nome, era lì che era incazzato, ma Salvini se la prende con questi 42, ma nell'ultima settimana ne sono sbarcati 200, è vero? Perché ogni tanto ti arrivano di notte barchini, barconi, gommoni, li trovi sugli scogli, non è che puoi far niente. Dal 1° gennaio di quest'anno siamo a 2500 sbarchi. Io sono andato a guardarmi, andate a guardare il giornale del 31 agosto 2016, quindi non 16 anni fa, tre anni fa, c'era Renzi al governo, in 4 giorni ne erano arrivati 13.000. 13.000 in 4 giorni, e Renzi diceva: tutto sotto controllo, non c'è nessuna emergenza. Ora in 6 mesi ne abbiamo fatti arrivare 2500, vi dico ancora 2500 di troppo, però per il primo anno negli ultimi anni sono più gli espulsi di quelli che sono arrivati, e quindi ne abbiamo rispediti a casa di più rispetto a me. Poi non c'è niente gratis, Torneranno a provare a processarmi un'altra volta per sequestro di persona, eccetera, eccetera. Però se voi ci siete, io continuo a fare quello che sto facendo da un anno a questa parte. E quindi non mi fanno cambiare idea. Minimamente. Ci stiamo avvicinando a una manovra economica importante, fondamentale. Non sarà un nostro diritto, ma sarà un nostro dovere abbassare le tasse, se non a tutti, a tanti, partendo dalle famiglie con dei figli. Già quest'anno paga meno tasse partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori che fatturano fino a 65.000 euro. Dall'anno prossimo alziamo la soglia ai 100.000 euro, quindi partite IVA o lavoratori autonomi che fatturano fino a 100.000 euro pagheranno il 20% secco, non una lira in più, non una lira in meno. Il nostro obiettivo è arrivare anche a casa di tanti lavoratori dipendenti con figli, perché purtroppo al giorno d'oggi fare un figlio è un lusso che molti non si possono permettere, a meno che non abitino in un campo rom, perché quelli che invece fanno due conti per tirare a fine mese, dico campo rom perché settimana l'altra mi hanno attaccato perché ho polemizzato, ve la ricorderete, il fatto di cronaca, questa zingara. Anzi, non si può dire zingara. Questa zingara, anzi, a chi si dice Strolik, questa signora che era stata condannata a 20 anni di carcere, però continuava a uscire perché era incinta per la 12esima volta. Per la 12esima volta. E allora io ho fatto un post, mi hanno attaccato perché ho detto
questa non deve più fare figli per il resto della sua vita, perché deve stare in galera per il resto dei suoi giorni, e i bimbi devono essere dati ai genitori normali, non a una come questa. Però vabbè, più ci attaccano più gli italiani ci danno una mano, perché sentivo le percentuali che diceva il Daniele, 80%, 70%, però pensate, torniamo indietro di 3 o 4 anni, io non avrei mai pensato, penso che nessuno su questo palco, in questa piazza, avrebbe pensato che un giorno la Lega sarebbe diventato primo partito, non in provincia di Bergamo, ma in tutta Italia, col 34%, e sono io che dico grazie a voi, perché con questa forza noi andremo a cambiare l'Europa, andremo a cambiare le regole europee sull'agricoltura, sul commercio, sul lavoro, e quindi vedremo di usarli bene questi voti. Per la prima volta nella storia proveremo a eleggere anche un commissario europeo della Lega, che per 5 anni vada in Europa a difendere gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori italiani, per la prima volta nella storia, visto che non l'ha mai fatto nessuno. Sull'immigrazione abbiamo dimostrato di far da soli. Ieri ho sentito il governatore del Friuli Venezia Giulia Federica che si lamentava che ne entrano un po' a piedi dai boschi della Slovenia. Bene, dal 1° luglio partono pattuglie miste di poliziotti italiani e sloveni per andare a beccarli nei boschi. Se non bastano le pattuglie miste, metteremo delle barriere di protezione lungo il confine per evitare che entrino in un modo o nell'altro. Perché i confini ci sono perché hanno un senso. Io sono stato 1 mese e mezzo fa alla adunata degli alpini a Milano, e quanti nostri nonni e bisnonni hanno dato la vita sul Piave perché non passasse lo straniero. Adesso lo straniero lo andiamo a prendere in barca a casa sua, e quindi io vorrei tornare a un paese che si fa rispettare, dove entra chi ha il diritto di entrare, e dove magari alcuni, per i nostri ragazzi, torna qualche mese in servizio civile e servizio militare obbligatorio, per tornare a convivere insieme al prossimo. Ho preparato un discorso breve di 1 ora e 3 quarti, però non so voi, ma meglio un caldo la Madonna, e quindi andrei. C'è l'aria condizionata, sindaco? Bene. Il ministro dell'interno deve verificare condizioni di sicurezza, quindi voglio andare a verificare se funziona l'aria condizionata internamente a casa. Fate un applauso, perché con tanti sindaci che non fanno una mazza, almeno i sindaci che fanno le opere pubbliche sfidando la burocrazia, le indagini, le inchieste. Non parlo di calcio. Ho visto che forse vi rifiliamo Zapata. Quindi sta attento. Però nei prossimi mesi qualcuno mi dice, prima di venire qua ho registrato una trasmissione televisiva che sta andando in onda adesso, e prima ancora ho fatto un dibattito con un bergamasco, con uno dei giornalisti bergamaschi più in gamba di questo paese, che è Vittorio Feltri, che mi ha detto, è un grande, e mi ha detto: ma perché non vai a votare, perché non fai saltare tutto? Esatto, aspetta lì, io sono testone ottimista, prima voglio portare a casa quello che c'è nel contratto, l'autonomia per Regione Lombardia. Bravo, nel contratto, riforma della scuola, riforma della giustizia, dimezzando i tempi dei processi, soprattutto stabilendo un principio: se un magistrato fa politica, smette per tutta la vita di fare il magistrato. Non è che uno va avanti e indietro fra i tribunali e il Parlamento, o da chi o da là. Poi c'è la riforma fiscale, ce ne sono di cose da fare. Io sono testone, quindi finché vedo la possibilità di realizzare queste cose vado avanti. Ovviamente ci sono da completare opere pubbliche da completare, c'è l'alta velocità ferroviaria, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, quindi c'è da viaggiare, c'è per i sì, anzi la dimostrazione che i testoni del sì in Lombardia alla fine vincono
è il fatto che lunedì abbiamo storicamente vinto l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli, che vuol dire un sacco di soldi e un sacco di posti di lavoro. Quindi finché c'è vita c'è speranza. Sarebbe più comodo probabilmente far saltare tutto, andare a votare, eleggere più deputati e più senatori. Io preferisco mantenere la parola data perché penso che gli italiani apprezzino la lealtà e la coerenza. Quindi finché riesco a lavorare sto lì e vado avanti a lavorare. Se fa fatica, perché ogni tanto, ce lo diciamo sottovoce, ogni tanto qualcuno di 5 Stelle... Però vabbè, non conosco nessuno che si chiama Di Battista, Battisti Lucio, no, però ragazzi abbiamo fatto miracoli grazie a voi, perché solo se pensiamo solo al voto del 4 marzo la Lega era al 17%, grazie al lavoro di tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali, al lavoro del governatore Fontana, al lavoro dei ministri, la Lega oggi è al 34%, mi chiedo e vi chiedo di mantenere umiltà, piedi ben piantati per terra, mai montarsi la testa, lavorare, quindi lavorare significa anche per me stasera essere a Treviglio, domani essere a Genova, domenica sera essere alla festa della Lega di Cantù, lunedì essere in consiglio dei ministri e poi girare questo straordinario paese, perché io più lo giro e più mi rendo conto che ci sono una marea di italiani per bene da nord a sud che vogliono solo lavorare pagando meno tasse e compilando meno moduli. Tutto qua, stando più tranquilli. E la chiudo qua, ho bisogno ovviamente di sindaci coraggiosi che non si limitano a una buona amministrazione, a un'onesta amministrazione. Un sindaco della Lega deve dimostrare anche idee chiare. Se ho una casa popolare sola, quella casa popolare va prima un cittadino italiano e poi quel che avanza va al resto del mondo. È il bonus bebè, è il bonus famiglia, è il posto di lavoro, è il contributo comunale. Prima la nostra gente. Poi ho fatto una campagna elettorale dove c'era ogni giorno un vescovo che mi attaccava, però fortunatamente i cittadini ragionano con la loro testa e quindi vi ringrazio per l'affetto, per la fiducia, per il sostegno, vi chiedo di continuare a darcelo perché non verranno momenti facili, non abbiamo tanti amici nei palazzi che contano, non abbiamo tanti amici fra i banchieri, fra i finanzieri, fra gli amministratori delle multinazionali, non abbiamo tanti amici a Bruxelles, a Strasburgo, a Parigi, a Berlino. Ma a me interessa avere tanti amici fra gli italiani e fra i bergamaschi, quindi lascio che gli altri facciano loro e noi andiamo avanti. Viva Treviglio, viva Bergamo, viva la Lega, grazie. Io conto su di voi, voi contate su di me. Grazie di cuore. Andiamo a mangiare.